Dicono che il Jack di cuori abbia lavorato un po' sulla forza. A me sembra ciccia. Verifichiamo se è vero, dai. Si prende il restante mazzo di 53 carte e lo posizioniamo proprio sopra il Jack. Fammi vedere se ce la fa a sorreggerlo. Oh, corbezzoli, ce la fa davvero. Va a finire che hanno ragione. È veramente in gamba questo Jack di cuori. Guarda anche dall'alto. Cioè, veramente non si scherza con lui, eh. È meglio non litigarci. No, 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 no. Ritiro quello che ho detto in precedenza. Il Jack di cuori è veramente in gamba. Ma guardiamo come fa a essere in gamba. Perché lui sta a vedere tutto il giorno la televisione e sta a spippolare sullo smartphone. In realtà, guardate che ha preso, probabilmente su eBay, un elastico. E in realtà si è accoppiato anche con la sua anima gemella. Quindi sono due carte, il Jack di cuori e un'altra carta che ora non vedete. Perché è pancia contro dorso. Qui viene bloccata col nastro biadesivo. Quindi qui, qui, qui. Ci posiziono. Mi sono spiegato male. Jack di cuori, di dorso. Ci posiziono sopra nastro biadesivo qui, qui, qui. Quindi su tre lati. Anzi, su quattro lati. Poi vi spiego perché anche sul quarto. E poi ci posiziono di pancia una carta. Una carta che chiaramente piace al Jack. Che se ogni garba starci insieme per sempre. Diventa veramente impegnativo. E poi passo sopra entrambe le carte su tre lati. Lascio invece libero il quarto lato, quello corto. E all'interno, senza che lo schiacci, ci inserisco un elastico tipo questo, però un po' più piccolino. Questo è più piccolino. Ce lo inserisco e poi una volta che c'è dentro schiaccio e il biadesivo che c'è su e che c'è giù esercita una forza sufficiente a tenerlo in posizione questo elastico qui. Questo elastico deve essere abbastanza aderente al dito, quindi non è che ci debba sguazzare. Vedete, per me è l'ideale questo. Lo posiziono così come se fosse un anello e il gioco è fatto, perché a questo punto ci metto il restante mazzo. Questo è un gioco che va eseguito dal basso verso l'alto, nel senso che lo spettatore deve essere in una posizione più alta del mago, altrimenti il rischio qual è? È che si sveli subito il trucco, no? Vedete, se voi foste alla mia altezza e vi facessi così, non andrebbe bene. Invece, se voi foste in piedi, io a sedere, sarebbe ottimo come posizione, perché se il gioco viene visto dall'alto verso il basso, l'effetto risulta molto interessante. Bene, credo di essere stato sufficientemente esaustivo. Mata Aima Show e a presto!